another song to play today. Well, everybody knows that it's not easy to find a way. It's just a song for every day. E ciao a tutti amici di Io sono sempre qui con ciao. Loris DJ, il mio mitico cowboy che mi parla di musica country. E oggi che cosa vediamo? Di chi mi parli? Ma possiamo parlare di un altro grande artista che fra l'altro è nato nel 37 in California, Bakersfield, ma è ancora vivente. E fra l'altro proprio quest'anno ha fatto assieme all'amico Willie Nelson, un altro dei quattro, un nuovo disco bellissimo, appena uscito, che vi consiglio di acquistare. Ecco, perfetto. Merle Haggard è un cantante particolare, ha avuto una vita molto 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 travagliata, però nonostante tutte le difficoltà non ha mai mollato, è sempre andato avanti, tant'è che è ancora in attività. Comunque la sua storia, lui viene dalla, i genitori provengono dall'Oklahoma, dopo la grande depressione del 29, sai che c'è stata quella grande crisi, si erano trasferiti in California, suo padre era un ferroviere, però è morto quando Merle Haggard aveva 9 anni e lui ne ha risentito molto, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista caratteriale, tant'è che a 13 anni aveva già cominciato a fare dei furti, era mezzo delinquente. Ah, quindi era sbandato. Era sbandato, è stato riformatorio. E pensa che quasi tutti gli anni 50 li ha passati in galera. Quindi è un... Addirittura. Fra l'altro è stato anche accusato per dei furti che non aveva commesso. Poi dopo è stato rilasciato. Comunque era un po' anticonformista e aveva queste depressioni dovute forse anche all'infanzia in povertà, a queste crisi familiari. Comunque in prigione San Quintino ha avuto anche l'opportunità di sentire e conoscere Johnny Cash, che fece quel famoso concerto per i carcerati a Folsom Prison Blues. C'è anche il disco dal vivo di questa cosa. E qui Haggard, che già suonava, ebbe anche l'ispirazione appunto per fare altre canzoni sul genere di Johnny Cash, quindi anche da qui parte il filone Outlaw di Merle Haggard. Diciamo che lui in carcere è riuscito anche a diplomarsi, quindi aveva avuto una forma di pentimento di tutte queste cose che aveva fatto, tant'è che ha scritto una canzone che si chiama Mama Tried, quasi per scusarsi con la mamma di quello che aveva commesso, quindi, perché l'aveva fatta soffrire. Sì, esatto. E ce l'hai, ovviamente me la fai sentire. Certo. È ovvio, per tutti gli amici di Playa Latina Web TV. First thing I remember knowing, the lonesome whistle blowing, and a young stream growing up. Right. On a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, no one to change my mind. Ecco, una particolarità di Haggard è la voce particolare che ha, inconfondibile, il suo sound particolare, e anche se è vivente è considerato anche questo un altro idolo da tutti gli altri cantanti. Aiuto, non lo fermo più. Allora, ci sentiamo alla prossima puntata, non dimenticatevi di noi, rimanete sintonizzati su questo canale con Loris DJ di Italian Country Family. Alla prossima pillole di country, ciao. Ciao a tutti, grazie. Another song to play today. Well, everybody knows that it's not